Ed eccoci nella solita postazione in cui inizio i miei vlog mattutini. Benvenuti in questo quarto giorno di vlog, stavo dicendo terzo, già mi stavo impappinando. Allora, stamattina mi sono svegliata un po' più tardi del solito perché adesso sono quasi le 10. Alice si è alzata alle 5 e mezza ed è uscita alle 6 e mezza circa. Mi sono dovuta alzare di nuovo ad aprire la porta perché ho una porta un po' complicata, super blindata. È riuscita a farsi mettere il turno al mattino, così oggi pomeriggio o andiamo in canoa oppure andiamo al mare, facciamo una camminata e poi andiamo al mare, così facciamo sia una cosa di piacere che una cosa di dovere. E niente, ieri sera ci siamo divertiti molto, forse un po' troppo, e no, non è mai troppo il divertimento, è stata una serata molto piacevole. Purtroppo non posso raccontare tutti i dettagli, ma è stata molto divertente, perché diciamo che ho regalato un po' di cose ai miei amici che avevo da parte, che io non uso e che loro hanno apprezzato molto. Allora, sono un po' confusa. Alice mi ha lasciato questo foglietto, molto carino, molto carino. Buongiorno, penso di non averti fatto dormire stanotte per colpa del mio dolce russare. Vabbè. Ma proverò a farmi perdonare con caffè offerto da casa tua. Ma fatto con tante scuse e affetto. No, devo dire grazie, Alice, molto carina, eh. PS, ovviamente, ce n'è anche per Adina. TVB Bodyguard. Ah, mi ha fatto il caffè! Che cuore! Adoro. Grazie Alice, però io non mi ricordo che tu mi abbia svegliata con il tuo russare. Ricordo che mi sono lamentata stanotte di qualcosa, non mi ricordo di cosa. Abbiamo parlato, non mi ricordo perché, e forse era per quello. Però io ho dormito benissimo in realtà. Vabbè, prenderò il caffè. Sì, voglio proprio andare al mare, perché mi voglio un po' abbronzare, cavolo. Sono una sorta di fantasma. Che palle, non si può dire. Che scatole. Allora, cosa ho fatto finora? Sì, dietro ci sono dei vestiti e delle cose. Finora ho lavorato sui social, ho postato un video su TikTok, uno su Instagram e uno short su YouTube che non pubblicavo da un mese e mezzo, tra l'altro. Non so per quale motivo, andavano benissimo, vanno molto bene gli shorts. Non lo so, non so cosa mi succede ogni tanto. E adesso sto a giocare alla Play perché mi rilasso. Poi però devo trovare il tempo di cercare lo speed perché devo andare dal commercialista. Stamattina mi ha scritto il commercialista, mi fa devi venire perché dobbiamo fare una dichiarazione. È il momento di farsi qualcosa da mangiare e in realtà devo occuparmi di un po' di cose e devo capire che cosa fare della mia vita oggi. Perché mi piacerebbe tanto riuscire a registrare un video in cui rispondo alle domande anonime. E penso che sarà ciò che farò. Quindi mi do un attimo di trucco, ma proprio un minimo, e mentre mangio rispondo a qualche domanda anonima. Perché volevo portare anche altri format in realtà, oltre al vlog. Poi oggi pomeriggio, visto che il tempo è un po' incerto, pensavo con Alice di fare un altro video in cui però allora, sicuramente voglio fare uno anche con lei in cui rispondo alle domande. Poi volevo fare un video sul coming out, quindi scrivete nei commenti se questa idea vi può piacere. Cioè vorrei fare un video in cui raccontiamo come noi abbiamo fatto coming out, un altro video in cui diciamo come abbiamo capito il nostro orientamento sessuale e così via. Perché non so quanti ce ne siano su YouTube, onestamente. Trovo che YouTube sia poco omosessualizzato, cioè non so come dire. Secondo me è giusto portare anche contenuti che facciano sentire al sicuro le persone appartenenti alla nostra comunità, la comunità LGBTQIA+, che siano più o meno di spessore intellettuale, culturale. Secondo me quello poi è secondario. Già il fatto che ci sia una sorta di rappresentazione, perché ne vedo poca, ne vedo poca. Ci penseremo noi. Perdonatemi per la pinzetta, ma mi sto preparando. Sono le 2, non ho ancora mangiato perché non avevo fame. Allora, visto che c'è anche sciopero dei treni, quindi Alice sarà un po' in ritardo, non si sa quando e se arriverà, ho detto vabbè, adesso faccio un bel Q&A o mukbang, non so come intitolerò questo video. Adesso cucino e poi mentre mangio rispondo. Allora, o che mi mangio la pasta, che potrebbe essere una buona idea così non devo cucinare, ma sì, dai, io mi mangio la pasta che ha gentilmente portato Raffa, che è una delle amiche che c'era ieri sera. Buon
Top, non devo cucinare niente. Eccoci qua, allora qua c'è la pasta con il cacio, mi sono scritte le domande qua, no spoiler, perché il telefono lo uso per girare, e il tablet a scarico, gli occhiali togliamo. Ieri qualcuno ha sporcato qua, top, mi sono cambiata, e questo è il mio cacio che magari spostiamo. E poi qua c'è la luce, perché questa non basta secondo me, e da fuori non ne arriva abbastanza, si aprono le persiane, c'è troppo caldo. Bene, allora ci vediamo dopo che registro il Q&A, baci. Cioè avevo la ring light proprio così, la luce proprio nell'occhio, un caldo pazzesco, non potevo accendere il pinguino perché fa questo rumore di sottofondo che sta malissimo. Ho mangiato con la velocità di un lombrico. Magari i lombrichi mangiano anche veloce. Ho mangiato troppo lentamente adesso, quindi vabbè, mi guarderò una serie e mangerò. Sono contenta, sono contenta. Ho scelto poche domande e ho parlato tanto. Quindi, boh, vabbè, adesso magari me lo guardo un po', lo monto. Sì, dai, si lavora sempre. A quanto pare questa giornata dovevo dedicarla a relax. Si vede che ne avevo bisogno. Adesso, tra l'altro, mi ha appena suonato Alice. Per cui riprenderò il suo ingresso nella mia vita di oggi. Speriamo che rianimi un po' questa giornata, perché penso sia per ora giornata meno produttiva da quando i miei se ne sono andati, anzi da boh, da non so quanto tempo. Che poi, allora, non fraintendetemi, secondo me ci sta a prendersi, soprattutto nelle giornate in cui non si è proprio in bollissima, nulla ci vieta di fare una pausa. In questa società che ci vuole sempre super performanti, secondo me è anche giusto prendersi i propri momenti di relax, anzi è assolutamente giusto, fatelo anche voi, mi raccomando. Entrare in città come se la barriera non esistesse. Riverdale, la mia serie preferita della vita. Ciao bro! Ciao bro! Pensa che mi volevo già spogliare dopo. Hai fatto bene, ti ho acceso di là il condizionatore così c'è fresco. Ho messo 19 gradi. Sì, sì, arrivo. Subito così. Grazie di esistere. Oh. Sporca. Ma non c'è niente, non ho potuto niente. Abbiamo ordinato il sushi ed è appena arrivato. Ho una fame. Ho preso sashimi, nigiri, temaki. Rolvari Gunkan, eccoli qua, uramaki, un onigiri che è questa polpettona qua, e poi ciao, fame, quindi basta. I spaghetti. Che bella che sei. Grazie. Sembra un po' Theodore dei Chipmunk. Lo prenderò come un complimento. Adesso nel video te lo metterò a sinistra, okay. E faremo il confronto. Top. Ancora abbiamo questi ventricoli, sono solo degli spazi, sono come due, palloncini che si riempiono di sangue e poi finiscono in giro. Fra, nessuna reazione. I miei sono... Ecco. Sei abituata? Mamma, bene. Ovviamente stiamo guardando The Good Nurse. Non ho mai guardato sporca, sicuro. No, mettiti di profilo. Vabbè, ma la stai facendo... No, Alice, guarda che fa paura, Come lo chiamiamo? Benedetto. Dal Signore. Ma, no, scusa, stai rilassando, però. Sì, certo. No, sei normale. Normale è così. Sei normale. È uguale, è identico. Ho mangiato tanto. Scusa, allora, normale e rilassa. No, fra, non cambia niente. No. Tagli dal dito... Per darti il 5, no, mai più, guarda. Si è spaccato il dito ogni volta... per un 5, per un give me 5. Ogni volta, io vorrei farti vedere come tieni il boomer. Sei un po' boomer, come quando, allora Alice è venuta con me alla conferenza, ho tenuto la conferenza, non io e altre persone, aspetta, ok? Ti do la mano. Allora, sì, brava. Sono andata a Pavia per fare questa conferenza perché alcuni mi definiscono attivista e ci credono. Continuiamo, chi lo guarda sto video? Mia madre, te. E allora, nel senso, i video di YouTube è un conto, ma i video normali, cioè le persone li fanno così comunque, no? Vedi Alice in mezzo alla gente così.
Non riuscivo e non riuscivo a prendere. Cioè, mia nonna Alba, che ha 80 anni, ha il telefono di Barbie, è presente con i tastini. Mi fa meglio. Grazie. Ma vaffanculo. Mi è stato fatto anche il caffè, guarda. È vero. Niente. Buongiorno a questo mondo che vuoi diventare... a chi non c'è. Vuoi diventare... Sara, mi si vede nel cappezzo? Copriteli. Adesso ti si vedono, coprili! Oddio, i capezzoli! Oddio! Giunge anche alla fine di questa giornata, qualcuno non ce la fa più. Grande. Yeah. E niente, questo è sta... Cioè... Questa sarà l'ultima notte di convivenza. Giusto? Da quello che ho capito, no? Noi siamo imprevedibili, non si sa mai. A parte che mi sento come cagnolini con i bambini. Sì, sei tu che ti bassi. Sei seduta, eh? Non mi pesa il culo. Vabbè. Vabbè, domani faremo le nostre considerazioni. Adesso ho molto sonno. E buonanotte. Salutali. Ciao, bimbi. Ci vediamo il prossimo anno. Va bene, mi raccomando, ricordatevi di... Mettere... di seguire e di mettere mi piace e commentare seguire su Instagram e su TikTok TikTok. Va bene, ciao ciao bimbi, ciao.